in Cilento, ma non solo in Cilento, anche in diversi paesi, in diverse città d'Italia, esistono strade e piazze intitolate al pensatore cilentano Parmenide, un pensatore che il filosofo Aristotele definì folle e pazzo. Ma noi sappiamo che spesso i pazzi e i folli hanno delle intuizioni grandiose che consentono a questi pazzi e folli di preconizzare i tempi e di fondare idee proprio senza tempo. Ed è il caso proprio di Parmenide, di un Parmenide narrato da Plutarco, il quale parla di Parmenide come un importante legislatore, un governatore e anche un mediatore, che attribuì alla città di Velia o di Elea, che è la stessa cosa, una costituzione in cui tutte le norme erano perfettamente integrate fra di loro e consentivano alla costituzione stessa di assomigliare all'essere parmenideo, cioè qualcosa che esiste nel pensiero ed esiste nella realtà e che si contrappone all'apparenza, all'illusione, alle esperienze empiriche spesso fallaci e spesso caduche. In qualche modo Parmenide rappresenta quindi un pensatore moderno, perché nel suo periodo, che è quello del V e del VI secolo avanti Cristo, attribuisce alla sua città questa costituzione che doveva consentire ai cilentani di Velia di trovare quell'unità di fondo persa all'interno della secessione, e un'unità che serviva a fronteggiare le minacce degli attacchi esterni, quelli dei cartaginesi definiti barbari, incapaci di attribuire al linguaggio una profondità che invece aveva il linguaggio greco. E sicuramente nel proemio della sua maggiore opera sulla natura, Parmenide ci parla di questa strada che esiste veramente, una strada che si dipana in due direzioni, una parte in ombra e una parte invece soleggiata, rispettivamente la parte settentrionale e la parte meridionale, che erano suddivise da una porta, e questa porta era aperta dalla dea della giustizia a Parmenide proprio per consentire l'unificazione di un popolo contro le minacce esterne. Forse un concetto che dovrebbe essere ancora oggi ripreso e ripristinato.